Questa storia contiene scene di violenza esplicita. Ne consigliamo l'ascolto ad un pubblico adulto. Il 14 luglio 1998, sulla spiaggia di Verbania, Marco Mariolini uccide Monica Calò con 22 coltellate. A unirli una tormentata storia d'amore, nel corso della quale l'uomo costringe la ragazza a denutrirsi ai limiti della sopravvivenza. Monica, esasperata dalle violenze e affamata, cerca di sottrarsi ai soprusi, tentando di ucciderlo, ma lui sopravvive. La ragazza tenta quindi di sfuggirgli, troncando la relazione. Mariolini, reso folle dal rifiuto, la uccide come aveva preannunciato nel suo libro Il cacciatore di anoressiche, in cui descrive le sue sconvolgenti perversioni. Real crime. I crimini più efferati, le inchieste, in retroscena dei delitti italiani. Una storia vera, vera, vera. Un programma di Roberto Molinaro. Morgan Hyde, Leading Voice, Nanni Venditti. Marco Mariolini. Il cacciatore di anoressiche. Gli agenti si precipitano nell'appartamento. È buio. In camera un corpo giace immobile fra le lenzuola. Sul cuscino ci sono sangue e un martello. Dal bagno provengono dei gemiti. E fra i lamenti nell'oscurità, i carabinieri scoprono una ragazza che trema, accucciata per terra. Real crime. I crimini più efferati, le inchieste, in retroscena dei delitti italiani. Real crime. Una storia vera. Un programma vera, di Roberto Molinaro. Ragazza tremante è Monica Calò, una studentessa 26enne che abita a Clusane con il suo compagno Marco Mariolini. La ragazza dice di averlo colpito dopo una litigata furibonda. L'uomo le aveva intimato di dormire per terra. Non sembra un motivo sufficiente per uccidere qualcuno a martellate, ma ai carabinieri basta guardarla per capire che il problema è un altro. La ragazza è pelle e ossa, pesa meno di 40 kg. È anoressica. Quella notte i due devono aver superato il limite e forse la ragazza ha trovato in quel martello la risposta ai suoi demoni. Monica viene portata in ospedale. Quando si riprenderà, dovrà rispondere del suo crimine.
ma c'è un colpo di scena. Calon non ha ucciso nessuno. Anzi, Marco è fuori pericolo e chiede di lei. Con la testa ancora fasciata, Mariolini decide di uscire dall'ospedale e rende ai carabinieri una dichiarazione spontanea, addossandosi tutta la colpa del gesto di Monica. Come può scusare l'amante che l'ha aggredito a martellate? Perché Mariolini la difende? Su M2IO, Roberto Molinaro presenta Il cacciatore di anoressiche. Una storia vera, raccontata in un'ora, a tempo di musica. Mariolini ha una perversione. La sua sessualità è distorta. Deviato sin dall'infanzia, è attratto dalle ossa e la sua donna ideale è anoressica. Ma non è solo la magrezza patologica ad attrarlo. Marco Mariolini ha bisogno continuo di sesso, di sentirsi in simbiosi con la sua donna. Un bisogno esclusivo e maniacale. Thank you.
Marco Mariolini è perverso. La sua attrazione verso il magro da morire è patologica. C'è qualcosa di malato in lui. Ama le anoressiche e Monica è una di loro. Certo, sono due soggetti problematici, ma in teoria fra loro dovrebbe funzionare. Allora perché Monica ha tentato di ucciderlo a martellate? E perché l'uomo prova disperatamente a insabbiare l'aggressione? Cosa c'è sotto? I love you. Yeah.
Odisseo 1996. In una notte di giugno, l'antiquario bresciano Marco Mariolini, 37 anni, viene preso a martellate nel sonno dalla sua compagna Monica Calò, una studentessa anoressica di 27 anni. La ragazza viene condannata a un anno di arresti domiciliari da scontare presso l'abitazione della nonna, a Domodossola. L'uomo, però, uscito dall'ospedale, la difende e si addossa la colpa del gesto di lei. Monica, però, invece di ringraziare per il perdono, rifiuta ogni contatto. Perché in questa storia la vittima rincorre e il carnefice scappa. Una storia vera, 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 vera. Il cacciatore di anoressiche. Vera. A tempo di Roberto Molinaro. Indagando nel passato di Mariolini, è evidente la sua perversione sin dall'infanzia. Egli stesso confessa le sue fantasie su corpi ossuti che accompagnano le ossessive masturbazioni giovanili. Poi, a 19 anni, l'incontro con Lucia. Non è amore, ma sfruttamento sessuale e maltrattamenti. In un'altalena di dolcezza e violenza, sia verbale che fisica, la ragazza dimagrisce sensibilmente. E questo nuovo aspetto anoressico di Lucia attrae molto la libidine di Marco, che quindi decide di sposarla. La relazione con Lucia è contorta, ma la ragazza pare assecondare le perversioni di Mariolini senza troppe remore. Lui la vuole sempre più magra e lei si sottopone a diete tremende per renderlo felice. Mariolini rende Lucia talmente succube da farla arrivare a pesare solo 33 kg. L'uomo ammette, bastavano pochi chili di differenza. Quando da 33 kg ritornò a 35-36, non mi piaceva più. Perché ormai mi ero abituato. Su M2IO, Roberto Molinaro presenta Il cacciatore di anoressiche.
Una storia vera, raccontata in un'ora. A tempo di musica. A tempo di musica. Mariolini e la moglie decidono di avere un figlio. Durante la gravidanza la donna riacquista peso e i loro rapporti sessuali si congelano. È un trauma per Marco. Egli stesso dice: «Non ne sopportavo proprio la vista né il contatto fisico. Mi rannicchiavo in un angolo per dormire e guai se ci sfioravamo. Non le risparmiavo battute e umiliazioni di ogni genere». In quell'anno di astinenza sessuale Marco si concentra su disegni di donne di 20-25 kg. Una fantasia con cui si masturba continuamente. Real crime. I crimini più efferati, le inchieste, i retroscena dei delitti italiani. Una storia vera, vera, vera. Un programma vera. Di Roberto Molinaro. Vera. Pochi mesi dopo la nascita della loro prima figlia, Lucia, depressa e frustrata da un marito perverso e diabolico, ritorna a pesare 41 kg. Marco Mariolini è nuovamente attratto da lei e i rapporti sessuali riprendono. Per un anno e mezzo la loro relazione procede tranquilla e i due decidono di mettere al mondo il secondo figlio. Sebbene vi fossero già passati, questa nuova gravidanza però è più difficile. Mariolini non riesce più a trattenersi. Oltre a masturbarsi ossessivamente, cerca di sedurre tutte le donne magre che incontra senza porsi limiti di età. L'uomo confessa: «Avrei fatto sesso anche con una novantenne, purché fosse pelle e ossa». We'll be right back.
Durante la gravidanza della moglie, Marco Mariolini incontra delle vere anoressiche. È così attratto da loro che le pedina, scatta foto di nascosto nell'attesa di un approccio. Le donne anoressiche si lasciano sedurre per bisogno di affetto, ma non amano il sesso intenso e ripetitivo e dopo pochi incontri lo rifiutano. In un caso, Mariolini ricorre addirittura allo stupro. L'uomo successivamente si rende conto di aver bisogno di aiuto e si rivolge a uno psicologo. Nel 1990 il Mariolini si sottopone a una terapia farmacologica che lo rende indolente e placa i suoi istinti maniacali. Appena smette la cura, però, gli appetiti sessuali riprendono più forti che mai. L'uomo sente di essere pericoloso e per il bene dei figli decide di lasciare la moglie e di cercare un'altra donna con cui rifarsi una vita. Una storia vera, 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 vera. Il cacciatore di anoressiche. Vera. A tempo di Roberto Molinaro. Sono un commerciante di buona posizione economica e vorrei conoscere a scopo matrimonio una ragazza che sia veramente magrissima, anzi, scheletrica. Scheletrica. È questo l'annuncio pubblicato da Mariolini, a cui rispondono una ventina di ragazze. L'uomo ne conosce una decina personalmente e con alcune di esse ha rapporti sessuali, ma nessuna lo colpisce, finché non incontra Monica Calò. Prendono un caffè, parlano. Lei è carina e abbastanza magra. In effetti Mariolini non cerca più una ragazza anoressica. Dopo molte relazioni andate a male, infatti, considera le anoressiche ingovernabili e ammette: se fanno quello che fanno è perché lo vogliono loro. Non lo farebbero mai per amore di un uomo. Invece Marco deve sapere che la sua donna si sta privando di qualcosa per fare piacere a lui. So, take it slow. So take it slow.
Sebbene Marco Mariolini spieghi a Monica la sua patologia, lei invece di fuggire è incuriosita. La ragazza è attratta dai casi difficili e crede di poterlo aiutare. Si frequentano per un po' e lui vorrebbe che la loro storia si evolvesse in fretta verso una convivenza. Ma la ragazza non si sente pronta, tentenna, pensa di chiudere la relazione. A questo punto, però, non è più possibile tornare indietro. Negli ultimi anni, infatti, l'uomo, ossessionato dal suo sesso deviato, ha smesso di lavorare ed è pieno di debiti. Monica si è offerta di aiutarlo. E ora lui le deve dei soldi, molti soldi. Monica Calò vorrebbe lasciare Mariolini, ma lui l'aggredisce schiaffeggiandola. La minaccia, e da quel giorno comincia la convivenza forzata. La ragazza, spaventata, non mostra risentimenti e la relazione nei primi 3 mesi pare migliorare. Poi l'uomo inizia a insistere. Monica deve dimagrire. Per costringerla a vomitare, lui la prende a pugni nello stomaco. Per Mariolini non è mai abbastanza e la costringe a un digiuno quasi totale. Ma sadico com'è, l'uomo mangia di fronte a lei. I due vanno addirittura al ristorante e mentre lui si abbuffa, lei è costretta a bere del tè amaro. Real crime. I crimini più efferati, le inchieste, i retroscena dei delitti italiani. Una storia vera, vera, vera. Un programma vera. Di Roberto Molinaro. Monica ha paura, è succube ma pronta a ribellarsi e la rivoluzione viene servita a tavola al ristorante. Mentre l'uomo è alla toiletta, invece del solito tè, lei ordina un piatto di gnocchi. Quando la portata arriva in tavola, la ragazza la afferra ingoiando più che può. Mariolini cerca di fermarla, di strapparle di mano il piatto, ma lei lo afferra e fugge a nascondersi nella cucina del locale. Lui la insegue, le strappa il piatto e trascinandola al tavolo le dà uno schiaffo. Monica tace. We'll be right back.
Mariolini costringe la donna a spogliarsi e a dormire nuda per terra perché vuole punirla. Monica ha freddo, trema sdraiata in terra e ascolta il respiro del suo aguzzino farsi pesante. Aspetta, ha paura, ma è decisa. Deve farlo o morirà. Poi finalmente lui si addormenta. In silenzio lei striscia nel buio e afferrato un martello colpisce Mariolini alla testa ancora e ancora. C'è sangue, l'uomo non si muove. Lei lo crede morto e chiede aiuto ai carabinieri. La vittima carnefice riuscirà a metter fine alla sua tortura? Yeah, we run that. Drop roar on the track for the comeback. Hit it like, huh, yeah, I'm on that. Hot wax on the floor, catch a contact, get em like, blow. Yeah, we run that. Drop roar on the track for the comeback. Hit it like, blow. Yeah, I'm on that. Hot wax on the floor, catch a contact, get em like. Yeah, we've been around for a minute. Been around the block, still packed shows in it. Yeah, and now you wanna get with it. See, we come this far, no blags, no gimmicks. No A&R slipping back, trying to get the pickage. For starters, my name's too raw for those bitches. Foreign beggars, yeah, you know we went and done did it. From London to the Bay, guess who paid for the ticket? Yeah, we got a whole lot of hype, whole lot of scraps, and a whole lot of vibe. Whole lot of guys trying to blow from the rise, but no one ain't bringing nothing cold to the side. So, you better act like you get it. Step to the stage and you're about to get wetted. You'll never last, that will never last. Like your credit, if it's beef to trust, I beg a fan once did it. Blow! Yeah, we run that. Drop roar on the track for the comeback. Hit it like blow! Yeah, I'm on that. Hot wax on the floor, catch a contact, get em like blow! Yeah, we run that. Drop roar on the track for the comeback. Hit it like blow! Yeah, I'm on that. Hot wax on the floor, catch a contact, get em like blow! Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. I'm spending time in the game, paying those dues, making those moves, still the same old dude. Set my brain holds a few more straight cold tunes, and you're more likely to get your lane flow through. Done a few more sets, the stage show's new, and now it's more jam-packed than Rush Hour 2. Bringing me more buff slots to fuck on a daily, and a lot more I wouldn't touch if you paid me. Man, I don't ramp, and I blow amps. The fam that I roll with will smash your whole camp, cause the beats you make sound crap and don't bang. While the tracks we program are so nice, we're on top of the food chain, coming with the skills that I have any recruit. Running for the hills, but there's no place to hide. We're at large and heavy. Yeah. Coming to a store near you, yeah, you get me. Blow! Yeah, we run that. Drop roar on the track for the comeback. Hit it like blow! Yeah, I'm on that. Hot wax on the floor, catch a contact. Get 'em like. Continua dopo la pubblicità. A tempo di Roberto Molinaro. Real Trust.
Rosane Diseo 1996. In una notte di giugno l'antiquario bresciano Marco Mariolini, 37 anni, viene preso a martellate nel sonno dalla sua compagna Monica Calò, di 27. L'uomo si è salvato per miracolo e la donna è agli arresti domiciliari presso la nonna. Mariolini cerca di difendere la compagna, addossandosi la colpa del gesto di lei nel tentativo di riaverla con sé. La ragazza, invece, lo rifiuta. Ha capito che basta uno sguardo per cadere di nuovo nell'abisso delle sue perversioni maniacali. L'uomo è un violento affetto da una strana patologia, un'iperattività sessuale verso donne scheletriche. Durante la loro convivenza ha costretto Monica alla fame per farla dimagrire. Poi non riusciva più a fermarsi e la voleva sempre più magra. Scena dei delitti italiani. A tempo di Roberto Molinaro. Monica non sopporta più la follia di Mariolini. Lui la assilla con lettere e telefonate deliranti e nonostante le denunce a suo carico, l'uomo non si dà pace, la rivuole. Lei, d'altro canto, è stremata psicologicamente al punto di tagliarsi le vene pur di uscire da questa persecuzione. I medici la salvano, ma la ragazza si lascia convincere dal Mariolini. Dopo mesi di minacce, folli dichiarazioni d'amore, continue fantasie sessuali deviate, lui subdolamente cambia strategia e le confessa di pensare al suicidio. La ragazza, da sempre attratta dalle persone complicate e deboli, si sente in dovere di aiutare il folle. Nell'estate del 1998, Monica crolla e accetta di incontrare Mariolini. Every thought and concern, every hour of doubt, try to figure it out. Every moment that passes, every piece of my heart, every point of return, every running. Every running towards the top.
point of return, every thought and concern, every time I try to stop, every minute alone, every day spent at home, every running towards the top, every point of return, every thought and concern, every time I try to stop, every minute alone. Been at home, every point of return, every thought and concern, che cerca di tutelarsi. Ha paura a restare sola con Mariolini e non accetta di salire sulla sua macchina. L'uomo le chiede quindi di passeggiare sulla spiaggia e lei accetta. Mariolini prende gli asciugamani dall'auto. Fra le pieghe della stoffa nasconde un coltello. Cerca di convincerla a seguirlo mostrandole il coltello. Monica finge di essere calma e di assecondarlo, ma a un tratto comincia a urlare chiedendo aiuto. Lui tenta di bloccarla, le tappa la bocca, ma la ragazza si dimena tentando di fuggire e continua a urlare. Pochi istanti dopo, 1, 2, 10, 22 coltellate sbudellano la ragazza esanime sulla spiaggia. Mariolini lascia il coltello conficcato nello stomaco di lei e tenta la fuga a nuoto. Viene arrestato poco dopo. Il processo lo condannerà a 30 anni di carcere. Nel 1997 Marco Mariolini pubblica Il cacciatore di anoressiche, un libro in cui ammette le sue sconcertanti perversioni.
In questo libro l'uomo parla dell'omicidio che stava premeditando. Se si fosse ribellata l'avrei uccisa, dice. Pestata, tenuta prigioniera come una schiava. Non poteva fuggire da me. L'avrei raggiunta ovunque. Torturata fisicamente per potermi gustare sino in fondo. La vendetta. Real Trust torna domenica prossima con un'altra storia. Una storia vera, raccontata in un'ora a tempo di musica. A tempo di Roberto Molinaro. Story writer Morgan Hyde. Leading voice Nanni Venditti.